Siamo con l'assessore comunale di Pescara alla mobilità Luigi Albore Mascia. Parliamo di parcheggi. C'è un piano che è stato previsto per l'aumento di parcheggi. Qualche anticipazione? Intanto siamo ancora nella fase di perfezionamento di questa novità assoluta a Pescara dell'introduzione di stalli sul lungomare a pagamento. E quindi ci sono dei lavori di completamento da fare, ma verranno eseguiti entro questa settimana. Quindi avremo ulteriori stalli a pagamento che recupereremo nei prossimi giorni sul lato monte del lungomare nord, per essere più chiari, dalle Naiadi fino a Via Cavour. L'aggiunta di stalli moto rispetto a quelli che abbiamo già realizzato nei giorni scorsi per soddisfare la legittima richiesta di ulteriori stalli moto, e poi c'è la possibilità concreta che tra 7 o 10 giorni TUA possa restituirci anche 1,3 km di via Castellammare Adriatico, per molti nota come strada parco, in cui realizzare altri 200-250 stalli in aggiunta a quelli già disponibili per i bagnanti pescaresi, e non soltanto per i bagnanti pescaresi, ma anche per coloro che nei mesi prossimi raggiungeranno Pescara dal punto di vista turistico. Strisce blu sulla riviera, anche sulla strada parco si pagherà. Sulla strada parco però l'offerta è un'offerta che immaginiamo possa essere molto conveniente per l'intera giornata, per un'utenza magari anche diversa rispetto a quella della riviera. Ieri tam tam sui social per parcheggio selvaggio di moto, eccetera, cosa risponde? Quello che dicevo all'inizio, cioè che il parcheggio selvaggio di moto è determinato innanzitutto da qualche cattiva abitudine, e questo bisogna dirlo, e dal fatto che va completata anche la segnaletica verticale, perché gli stalli in aggiunta che sono stati realizzati con molta difficoltà su stalli a spina di pesce, e in realtà necessitano intanto del rispetto delle regole e del fatto che non si può parcheggiare su un'area di manovra delle moto, e comparirà una segnaletica verticale proprio questa settimana che farà comprendere all'utente che non può utilizzare quello stallo moto riservato alla manovra delle moto per parcheggiare l'auto. La navetta cosa ci può dire in tal senso? Questa è un'idea innovativa, anche questa è una grande novità. Quella che stiamo immaginando è un'ulteriore offerta gratuita, oltretutto, e che andrà a dare la possibilità ai nostri concittadini di poter andare su due linee, una che va a nord e che quindi comprenderà tutto il lungomare nord, ed una che andrà a sud e che quindi partirà dalla zona dello stadio per raggiungere la parte più a sud della nostra riviera, quella utilizzata con gli stalli a pagamento, fino a via Celommi, e poi girare e ricreare lo stesso percorso, e quindi dare una concreta possibilità di utilizzare un servizio che è rivoluzionario anche questo.